Non sono mai a fuoco. Non sarò mai a fuoco, basta. È il mio destino, questa videocamera è da cambiare. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog, questo nuovo video. Volevo fare un vlog perché, a parte che avevo detto che avrei ricominciato a fare i video, ma sono successe delle cose che me l'hanno impedito. In realtà avrei voluto fare questo prima, solo che sono stata male in questi 2 giorni, quindi niente. L'importante però, come dico sempre, è che prima o poi le cose vengano fatte, quindi eccoci qui. Allora, in realtà adesso dovrei prepararmi perché, come vedete, sembra veramente, non lo so, orrenda. E oggi pomeriggio devo andare a rifare l'extension alle ciglia, quindi se le vedete un po' strane per quello, però in realtà non sono neanche malissima. È passato esattamente un mese. Continuo a gesticolare perché ho fatto le unghie bianche. E io non faccio mai le unghie bianche perché si sporcano tantissimo, però sono bellissime. A parte questo, stavo dicendo che devo prepararmi, quindi mentre mi preparo vi racconto un po' le ultime cose. Direi di partire da una lamentela, ovvero che la mia pelle ha iniziato di nuovo a fare veramente schifo e io non so più cosa fare. Secondo me, sono arrivata alla conclusione che la mia pelle faccia così schifo quando non dormo a casa mia. Infatti, se mi seguite su Instagram, sono partita, sono stata sia a Budapest che a Barcellona in queste ultime 2 settimane e quindi io ho questa teoria, non so se sia sensato oppure no. E quindi adesso da quando sono tornata ho ricominciato a usare i P2, quindi la mia pelle è super secca, però sta un po' attutendo la situazione. Per la pelle secca io usavo una crema di Belif, che però non ho più perché ho finito, ho solo il contorno occhi. Oh, forse così sembra un pochino più umana, con un colore normale, non lo so. Comunque, di solito metto le mollettine così, però vabbè. Oddio, mi sono strappato un orecchino. Parentesi, non ho un correttore. Non so come fare. Cioè, sono tipo mesi che io non ho un correttore. Comunque, stavo dicendo che sono stata a Budapest e a Barcellona. Fondotinta messo, quindi possiamo togliere queste mollettine. Stavo dicendo prima che appunto sono partita, sono stata sia a Barcellona che a Budapest, ma dovete sapere che ho una maledizione, ovvero in qualsiasi posto cui vada, porto la pioggia. Ma sempre, cioè, raga, sempre. A Budapest ha diluviato, a Barcellona, prima di partire, ho visto le previsioni, che ci sarebbe dovuta essere la pioggia. Poi siamo state graziate e appunto non ha piovuto. Comunque Barcellona, devo dire, penso uno dei viaggi più belli della mia vita. Mi sono divertita un sacco. Budapest l'avevo già vista, secondo me è una città stupenda, bellissima, però vento, freddo, pioggia hanno contribuito a non farcela vivere al meglio. Questo è il mio metodo infallibile per mettere il rossetto, ovvero fare il contorno, sfumarlo un po' col dito e questo è il mio rossetto. Sì, dovete sapere tutti i passaggi del trucco sballati, eh. Poi boh, non so cosa farò. Più che altro c'è un sole stupendo da giorni e questa cosa mi rende molto euforica. Allo stesso tempo ho un miliardo di cose da fare per l'università, quindi sono un po' in spatti. Dentro di me c'è questa polarità, una parte vuole uscire, l'altra è quella più responsabile, dice devi fare anche qualcosa. Quindi non lo so. Stamattina tra l'altro sono stata super brava e quindi un applauso a me stessa. Ma ora vado a pranzare e poi ci rivediamo perché mi dovrò cambiare, direi. Pranzo fatto, non era nulla di interessante, entusiasmante, quindi non ve l'ho ripreso. Ora dobbiamo cambiarci e scegliere qualcosa da mettere. Solo che allora sì, c'è un sole stupendo, però fa freddo. I miei video sembrano sempre le previsioni del meteo. Quindi ci sono questi up and down di temperatura che io non comprendo e che mi faranno ammalare prima o poi. Però boh, il mio sistema immunitario è abbastanza forte e mi sta proteggendo. Anche perché, appunto, come vi dicevo, a Budapest e a Barcellona ho preso un freddo clamoroso. A Barcellona perché pensavo facesse più caldo e quindi un giorno sono uscita col maglione e basta. E sono andata sul mare, sulla Barceloneta. Abbiamo fatto aperitivo lì, raga, il vento che non ho preso, vabbè, questo è un discorso a parte. Abbiamo, cambiando discorso ancora, vi giuro che ansia, i miei discorsi sono tutti contorti. Stamattina mi è arrivata la mail che mi hanno spedito un ordine che ho fatto su un sito che non ho mai provato.
E ci sono dei vestiti molto interessanti, però non so quando mi arriveranno. Non so se riuscirò a farvi vedere in questo vlog oppure nel prossimo. In ogni caso, vi farò vedere tutto. Ora scegliamo come vestirci. Un po', secondo me avrò freddo, però non importa. Ho messo dei pantaloni che sono completamente fuori dalla mia comfort zone, perché io odio i pantaloni attillati, perché secondo me mi stanno malissimo, e soprattutto così, diciamo, appariscenti. Con pantaloni attillati intendo non jeans, cioè tipo leggings, no, non sono leggings, vabbè, comunque penso possiate poi capire. Ora, sopra ho messo camicia Easy, questo color avorio che riprende il colore dei pantaloni. Questi sono i pantaloni carini, hanno un po' di azzurro, oddio adesso cado, un po' di marroncino e l'avorio. Dove li ho presi? Nell'armadio di mia madre. Li ho trovati nel suo armadio e ho detto vabbè, proviamoli. Tanto devo andare a fare le ciglia, quindi devo essere comoda. Quando arriverà il giorno in cui non potrò più mettere questo cappotto perché farà troppo caldo, sarò veramente molto triste. Lo amo, sia lui che quello nero. Quello nero ha anche il pelo sulle maniche. Dai, questi pantaloni cute, mi sento molto mia madre. Ora vado, ci vediamo dopo quando avrò appunto finito, avrò le ciglia, wow. Allora, questo è il vestito, semplicissimo, tutto nero, tutto attillatino, questo spacco qua, però sul davanti fa questa cosa col tessuto che non comprendo. E poi ho messo questa calza e gli stivali che non si vedranno mai. Io non metto mai il rossetto se non questa matita, questo pennarello per fare il contorno. Ho già provato questo gloss di Kylie, però io odio i rossetti, non mi piacciono. Mi sembro stravolgare da quando ho fatto il filler, però in realtà il filler non c'è più su di me, cioè è stato riassorbito tutto e comunque con i rossetti sembro super volgare, infatti non li uso più. Buongiorno, buona domenica, sono le 2:15. Io in realtà mi sono svegliata tipo per mezzogiorno e mezza, ma sono già pronta, ho già pranzato, perché dobbiamo andare al lago. Cioè mi hanno chiamato queste mie amiche e mi hanno detto dai andiamo. Quindi mi sono preparata esattamente in 1/4 d'ora, perché me l'hanno detto all'1:30. È che ho veramente sonno. Let's go. Mamma mia, la mia pelle, aiuto. Guardate questo. Ah. Buongiorno, buon lunedì, sono le 12:10. Io sto uscendo perché devo andare a fare lezione. Penso sia la mia prima presenza del semestre. Ups, ho così tanto sonno che mi sono svegliata alle 11:10 più o meno, quindi 1 ora fa. Ho fatto la doccia, mi sono vestita a caso perché non avevo voglia e tempo di pensare, ora devo fare la borsa e devo scappare perché sono in ritardo. Sono tornata ora a casa, sono le 5:40. Sono distrutta, non so perché ho strasonno in questi giorni, ma sonno tipo costante. Ho fatto le lezioni di oggi. Oggi avevo russo e francese. Oggi sono stata molto brava perché sono tornata in presenza, cioè in realtà prima le seguivo anche da casa, facevo le mie cose, le cose che devo fare, poi seguivo le lezioni e le recuperavo subito in tempo reale, diciamo. Però sono super stanca e la cosa del lunedì che mi turba è che appunto torno a casa così tardi e iniziando lezione alle 12:30 non posso pranzare, quindi devo pranzare tipo o quando torno oppure aspettare la cena, perché di mangiare alle 11 non ce la faccio, di mangiare tra una lezione e l'altra non riesco perché devo spostarmi, quindi niente, niente, questo è l'unico sbattino. Sono le 7:15 e ora mi cambierò, andrò ad allenarmi perché devo tornare sulla retteria. Non si può mollare, non si molla mai. Sono stata veramente pessima in questi mesi. Ogni volta che faccio un vlog lo dico, poi mi perdo nelle mie cose. Questa volta devo essere molto brava, quindi ritorniamo a fare un po' di allenamento. Let's go! Non so bene come approcciarmi a questo pane, guardate quanto è alto. Sono anche tornata al momento detox della mia vita. Ho
con la mia aloe. Buongiorno a tutti, buon mercoledì. Ho i capelli bagnati, ora direi di asciugarli e poi facciamo la conclusione di questo video. Devo uscire, quindi sceglieremo anche insieme come mi vestirò. Però volevo farli mossi una volta asciutti, non so se ho tempo, quindi al massimo li faccio poi quando torno per i prossimi giorni. Ora li asciugo e ci rivediamo fra pochissimo. Per voi un secondo, per me è buona vita. E ho asciugato i capelli, sono ancora un po' gonfini, però lasciamo perdere. E ora capiamo come vestirci. Sono le 12 meno 10, quindi devo muovermi. La mia idea, siccome avevo scoperto questi pantaloni nell'armadio di mia madre, era questa volta di indossare quest'altro modello. Giovedì, sempre in questo vlog, avevo indossato quelli azzurri e ho trovato anche questi. Non capisco se siano marroni o neri, quelli più interni. Dalla videocamera sembrano marroni, dal vivo sembrano neri. Sono un po' turbata. Ho trovato una soluzione, ho trovato questa maglietta, maglioncino che riprende il beige delle decorazioni, quindi ora vi faccio vedere. Allora ho messo la maglietta nei pantaloni perché non volevo avere la pancia di fuori nel posto in cui devo andare e quindi vabbè, lo teniamo così anche se non mi fa impazzire. Però non si capisce niente comunque. Allora, ho messo questa maglia che riprende appunto il colore delle decorazioni e l'ho messa così nei pantaloni perché non volevo avere la pancia di fuori nel posto in cui devo andare, anche se starebbe meglio tirata su e messa tipo... Oddio, non so come farvi vedere, forse così. Cioè una cosa del genere, messa meglio sinceramente, però ok. E i pantaloni sono questi qui, molto carini, uguali agli altri. Forse hanno una forma geometrica diversa, non mi ricordo, però appunto sono marroni alla fine ho scoperto. E ho messo gli stivali marroni, che non si vedono, però almeno sembra un pochino più alta e soprattutto non mi vanno per terra i pantaloni. Detto questo, vado subito a montare queste ultime clip del vlog, così ve lo carico immediatamente, praticamente in tempo reale. E vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un thumbs up, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi. E se avete visto questo video fino alla fine, commentate con l'emoji dell'orsetto. Vi aspetto anche su Instagram e su TikTok e noi ci vediamo molto presto con un altro video.